A lume di candela, grandi manovre per contenere il crollo di Rai 1, cosa faranno Orfeo, Vianello, Teodoli, Giletti epurato dalla storia di Domenica in, Crostina Parodi vuole la prova del cuoco ma il flop è, effetto Belen, cosa c'è dietro l'attacco di Del Noce a Orfeo, dicono che il potentissimo manager abbia perso la testa per la bellissima attrice e meno. Viale Mazzini News. Alle ore 10 di lunedì 16 ottobre a Viale Mazzini dopo l'arrivo dei dati audite il panico e il silenzio. I numeri sono peggiori delle aspettative, si indica la linea, parlate di servizio pubblico e qualità, proviamo a difenderci. Orfeo però è ufficialmente nel mirino, strattonato da esponenti e quotidiani del centrodestra. Dopo qualche mese è arrivata l'infornata di nomine, si cambia per gli ascolti a picco e per prepararsi meglio agli scossoni politici in arrivo. A Rai 1 è arrivato il più esperto e strutturato Teodoli, conosce bene la azienda e non vestirà i panni del direttore esecutore. Il responsabile della prima rete del servizio pubblico non dispiace al centro-sinistra ma piace sicuramente di più al centro-destra dove in molti caldeggiavano la sua nomina. Orfeo, sussurrano in azienda, avrebbe preferito il più renziano Andrea Vianello, che però dopo i bassi ascolti della vita in diretta e di Domenica in traballa anche nella sua poltrona di vice direttore. Nella squadra di Teodoli dovrebbe arrivare Patrizia Cardelli, già vice direttore della seconda rete, che dovrebbe occupare il posto di Roberta Enni, ora Rai Gold. In piedi anche l'ipotesi di un trasferimento sulla prima rete del bravo Stefano Rizzelli. Andrea Fabiano viene retrocesso da Rai 1 a Rai 2. Una stranezza verrebbe da dire necessaria per evitare demansionamenti e rischiare cause che l'azienda non può permettersi. Potrebbe raggiungerlo il suo fedelissimo Angelo Mellone, al momento ancora capostruttura della prima rete. Il suo nome circola anche per la conduzione del talk show di destra di Rai 2 ma il doppio ruolo non sarebbe visto di buon occhio. In uscita. Come Dago anticipato, anche Rosanna Pastore. Il vice direttore responsabile di Che Tempo Che Fa, nonostante le smentite di rito, potrebbe mollare il suo ruolo già nei prossimi mesi. Lo strano caso Giletti, scompare a Domenica e nella vita in diretta. La chiusura improvvisa dell'arena di Massimo Giletti ha fatto discutere e non poco, le polemiche sono proseguite l'intera estate e si sono riaccese subito dopo i risultati deludenti di Domenica in. A Viale Mazzini circola insistentemente una voce, non parlate di Giletti. In molti avranno notato che nella prima puntata del contenitore domenicale le sorelle Parodi non hanno citato e salutato il predecessore. Fialdini e Liorni avevano per esempio salutato la Parodi alla prima della vita in diretta, difficile immaginare che due professioniste impeccabili abbiano deciso di non farlo. Sarà dunque una decisione dirigenziale? Altro episodio simile è avvenuto venerdì 13 ottobre alla vita in diretta, arrivano in studio le sorelle Parodi per lanciare il programma domenicale. Parte dunque un filmato celebrativo del contenitore dove vengono citati i conduttori più importanti ma stranamente viene omesso Massimo Giletti, scompare anche la Domenica in di Costanzo con Sottile e Perego, nonostante abbia condotto ben 12 edizioni dell'Arena. Domenica in e la vita in diretta, come già detto, sono sotto la responsabilità diretta del vice direttore Andrea Vianello e.
Benedetta Parodi vuole la prova del cuoco ma il flop. La notizia circola da un po', Benedetta Parodi vorrebbe la conduzione della prova del cuoco. Lo aveva già accennato il Messaggero e la notizia trova conferme all'interno dell'azienda. Il contenitore culinario, in crescita di quasi 2 punti rispetto alla scorsa stagione, è da anni nelle mani di Antonella Clerici. Il flop di Domenica In avrebbe però frenato le ambizioni della moglie di Fabio Caressa, debole in diretta e troppo sopra le righe. Viale Mazzini viste le difficoltà con gli ascolti saranno costretti a valutare bene prima di realizzare importanti cambiamenti nel daytime. D'Alessio, Clerici e Pio e Amedeo a chi ha incastrato Peter Pan. Si avvia alla conclusione chi ha incastrato Peter Pan? Il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra gli ospiti delle ultime 2 puntate troveremo tra gli altri il cantante Gigi D'Alessio, la conduttrice Antonella Clerici e il duo comico Pio e Amedeo. Il programma di Canale 5 riuscirà a concludere la stagione con buoni ascolti? Effetto Belen, la showgirl alza la curva. Passano gli anni ma Belen Rodriguez è sempre garanzia di ascolti, chiedetelo per esempio al Grande Fratello VIP e a chi ha incastrato Peter Pan. L'ospitata della showgirl argentina nel reality di Canale 5 aveva portato la curva dal 16 al 29 in pochi minuti, collocata subito dopo la fine della partita Italia-Albania su Rai 1. Discorso analogo per il programma di Paolo Bonolis partito sotto la prof Pivetti di Rai 1 ma l'arrivo di Belen lo ha portato in testa facendogli raggiungere il picco del 20,52 con oltre 5 milioni di telespettatori mentre la Rodriguez era in onda con suo figlio Santiago. Successo anche per Tussicu e Valens, in questo caso però ad alzare la curva è l'intero carrozzone di Maria De Filippi.